Vieni. Tecito. È inutile, qui non lo trovate. E tu che ne sai? Come potrei non saperlo? Qui in questa mia cucina so tutto quello che succede, è la mia cucina. Tu non capisci, Tecito è molto silenzioso. Porta via quella porcheria, non la voglio qui. Ci crede, guarda. Mi fa schifo, vattene. È un giocattolo, guarda. Aspetta, il gatto è deficiente che lo può ingannare con quella specie di topazio di plastica. Tecito. Che profumino, Mi sta facendo il piatto speciale che le ho chiesto, Antonio. Ma certamente, per me i suoi desideri sono ordini. Ah, grazie mille. A me ogni tanto piace uscire dalla routine e mangiare qualcosa di diverso. Un po' rosolato, per favore. Antonio, che stai cucinando? Mi dispiace, però è una sorpresa. Dall'odore carne. Pollo, arrosto, agnello, maiale. Ogni essere che cammini va bene per il forno. Qualunque animale, meno questo. Dai, Antonio, dimmelo, dai, per favore, dai, dimmelo. Aspetti l'ora di cena e te lo dirò, giovanotto, non essere capriccioso. Ma... lasciami in pace. Ma neanche a me ha voluto dire che cosa sta preparando. Che cosa starà cucinando? Perché fa tanto il misterioso, boh... Faccio una cosa che non si fa, non mi guardare, mia mamma si arrabbiava per questo. Buonissimo! Ferma un attimo, ti sei sporcata. Oh no, no, l'ho toccata, l'ho visto adesso. Me ne vado, io me ne no, vado. No, aspetta, ti prego, resta qui. Non hai finito di mangiare? Appunto, preferisco mangiare un panino da qualche parte, sei insopportabile. Aspetta, calmati, non crearmi altri problemi. Siamo venuti per mangiare. No, quando racconterò ai miei nipoti che ho mangiato hamburger con uova fritte al coccodrillo, moriranno! È bellissimo, però ti dico una cosa, non ha superato le mie aspettative, perché immaginavo che qui avrei incontrato il presidente, qualche attore della televisione, volevo portare un foglio per gli autografi. No, ho scelto questo posto perché è molto discreto. Sì, hai ragione. Flor, vorrei dirti... No, i discorsi alla fine, ordiniamo il dolce, ci saranno dei dolci qui. Chiediamo... Federico? Che succede? No, mi sono confusa, mi era sembrato Maradona. Mi fa morire. Sarà andato in bagno? Maradona. Forse non era lui. No, perché lui mi sembrava più basso. Cambi posto con me, che qui non vedo niente. E cosa vuoi vedere? Niente, stupida. Allora smettila di agitarti come uno struzzo. Vado in bagno. Posso venire con te? No. No. Io conto fino a tre. Se quel tizio non le lascia la mano, gli rompo la saliera in testa. Lascia quella saliera, non si gioca con il sale. Aspetta. Ma dove stai andando? Torno subito. Dove vai? Vedrai. Che ci fai qua? Povero coniglietto, beh, che ci vuoi fare? Un paio di giorni fa scorrazzavi per tutta la conigliera inseguendo le belle conigliettine. E che ci vuoi fare? Siamo fatti di carne. Antonio, sì. È successa una cosa terribile. Che è successo, amore mio? Mancano i piatti da frutta. Oh, proprio oggi che c'è un piatto così speciale. Aspetta un momento, forse li avrà portati Greta. Non lo so, vai a vedere. Sì. Non ci sono i piatti, tesoro. No, eccoli qua. Beh, lo sai che li porto io. Va bene. Oh, mein Gott. Io non poter vedere tavola di famiglia così vuota. Ci sono tutti a far festa. Ah, sì. E il peggio è che sta prendendo questa abitudine anche il personale domestico. Cos'è la storia di far uscire Flor proprio a metà giornata? È già sera, Malala. Cos'è? Una schiava. Sta tutto il giorno chiusa qui dentro. Ah, per favore. Signora Malala... è arrivato il grande momento. Ah, meraviglioso, Antonio. Eravamo tutti famelici. Io non avere famelica. Bene, signora, il suo piatto. Ah! Tecito, che gli hai fatto? Tecito, cosa gli hai fatto, Tecito, strega? Sedetevi con noi. Che bello. Stavo... proprio dicendo a Delfina che... che coincidenza, no? Ritrovarci tutti qui nella sera dell'addio al celibato. Ma questo è un posto speciale. Cos'ha di speciale questo posto? Il cibo. Sì, beh, peccato che i ragazzi non sono venuti. Può darsi che non gli piaccia l'idea che Federico si sposi. Sì, la stessa cosa con le mie amiche. Hanno chiamato tutte all'ultimo momento per dire che non venivano. Quando? Stai zitta, sì, in macchina. Chiamavano, mi hanno riempito la casella di messaggi. Che non potevano. Assassina di gatti! Di che gatti stai parlando? Fermo! Thomas! Questo ragazzino non sta bene, eh? Questo ragazzino è
come posseduto! Oh! Smettila, voglio parlare con te! No, stai zitto, complice! Come hai potuto fare questo al mio gatto attaccito? Ma se attaccito è lì! Sì, al forno con patate! No, essere lì, vivo e vegetale! Tecito, come stai? Pensavo che ti avessero cucinato, Tecito! Ma allora, chi c'è nel vassoio? Un semplice coniglia! No, un coniglio stupendo! Ne vuole un po', signora? E lei pensa ancora a mangiare, dopo tutto quello che è successo! Ma povero piccolo Thomas, lui confonde! Lui si confonde quando gli fa comodo! Ma questo lo verrà a sapere Federico, razza di piccola bestia! Che buono questo gelato! Pedro! Buonasera! Oh, ma che coincidenza! Sì, che coincidenza! Sembra che la famiglia Fritzenwalden si sia trasferita tutta al coccodrillo. Non è venuto il tuo amico? No, è andato a cercare un taxi. Ah, bene. Beh, allora vi saluto. Buon appetito. Arrivederci. Grazie. Amore, non starei pagando stipendi troppo alti agli impiegati. Scusa, non mi fraintendere, no, ma questo è un posto per gente ricca, non per gli impiegati, mi Delfino, spiego? Per favore, che stai dicendo? Ti prego, Pedro è un uomo adulto e spende i suoi soldi come vuole. E poi tu non puoi gestire la vita della gente. Sì, che posso. Ti conosco sempre meno. Dico che ognuno deve gestire bene i soldi che guadagna, perché sennò... Che ci fate voi qui? Che coincidenza. Vieni, siediti. Non ho più niente da dire. C'è da risolvere la storia del furto. Beh, siete tornati sul luogo del delitto, no? Io non ho rubato quei soldi, basta. Ehi, ragazzi, vi devo dire una cosa importante. Cosa? Me ne vado dal gruppo. Cosa? Sì. Per colpa mia? No, Maya, non puoi andare via così. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per creare questo. Le ho detto la stessa cosa. Tu stai zitto che non parlavo con te. Sono parte integrante del gruppo come Basta, tutti quanti voi. Smettetela di litigare, voi due, smettetela un po'. Te ne vai per colpa mia. Credi di essere così importante nella mia vita? No. La vita è piena di coincidenze, incredibili coincidenze. Sì, sapete chi ho visto ora sulla porta con una ragazza bellissima? Chi? Pedro! Salve. Che coincidenza, eh? Bene, Flor, torniamo al tavolo a prendere il caffè oppure lo prendiamo da qualche altra parte? No, non se ne parla neanche, no. Il caffè lo prendiamo a casa. Perché questa coincidenza sarà per qualcosa. Il caffè lo prendiamo a casa. Da domani in questa casa diventeremo tutti vegetariani. E anche tu. A te piacciono le zucchine e tutte quelle verdure? Ti piacciono, Tecito? Oh, la cena essere rovinata, per favore, mein Gott. È tutto perché tu pensare piccolo che Antoine servire gatta. Ma da quando in casa Fritzwalden mangiare gatta? Se si mangiano i conigli. Perdonare, essere differente. Servire coniglio ai ristoranti buoni, gatta, no. Immediatamente tu chiedere scusa a Frau Malamala. No, se avesse saputo che era Tecito, lo avrebbe mangiato col pelo e tutto. Io la conosco. Perdonare, Frau Malamala non avere minima idea di Tecito. Così immediatamente tu chiedere scusa, perché riconoscere errori, essere molto di uomo. Tu dovere cominciare adesso che tu pampino, così mettere tuo orgoglio da parte e chiedere perdono a Malamala. No! Ya! Grazie a te, ho scoperto chi è la figlia di Margarita Valente. Ora, per favore, mio caro, usa tutta la tua influenza nell'aldilà e fai che la verduraia non se ne vada da questa casa. Avanti. Un segnale, mio caro. Un segnale! Saint-Jean! Un segnale! Avanti! Permesso. Sei venuto con questo gatto immondo a picchiarmi di nuovo? No! No, vengo a chiedere scusa e me ne vado. Nein, mein Kind. Se tu venire a chiedere scusa, dovere fare tutto per bene. Lascialo, Greta. È un perfido ingrato. Non è come questa ragazzina, che è raffinata, dolce ed educata. Mi fa pensare alla mia Delfina quando era piccola. Anche io sono educato. Non mi sembra. Sapere che succedere, Thomas. Volere chiedere scusa per terribile errore, però lui non sapere come fare, vero? È vero. Lascialo, Greta. Vai a dormire, tesoro, vai. Che Federico ti darà il castigo che ti meriti. Signora, lo scusi, non si arrabbia. Un bambino può anche sbagliare. Sì, può essere. Ma gli errori si pagano. E questo è stato troppo grave per me. Vado a prendermi un bicchierino.
Togliti da piedi tu. Ubriacona. Cosa tu dire? Io? Niente. Bene, tu andare a dormire, che io dovrei fare caffè. Andare, presto.